Ritrovati gentili telespettatori in questa nuova puntata di 724, ben ritrovata anche a John Rossi Mason. Grazie. Oggi ci chiediamo l'importanza, perché l'importanza del riposo, perché dormire bene, perché si dorme, anche è necessario dormire per 8 ore, non soltanto perché magari, come dire, riposare è un momento importante. Troveremo anche delle curiose soluzioni. Andiamo con ordine. Perché il riposo è importante, Giovanna? È vitale, insieme a bere e mangiare, certo, coprirsi e proteggersi. Altrimenti non riusciamo a riprendere. No, si muore, se non si dorme si muore, ma ha una funzione benefica sull'organismo. Mentre dormiamo succedono tante cose e non fa bene solamente al fisico, ma fa benissimo al cervello. Per il cervello è davvero fondamentale. Sì, perché pare che il cervello, mentre noi riposiamo, intanto lui lavora, sta lavorando, non sogniamo solamente per queste cose, ma fa una sorta, come dire, di meccanismo di pulizia. Assolutamente, è come avere una ditta di pulizie che viene e toglie, sistema, diciamo, in cluster tutte le informazioni, butta quello che non serve più, sistema, mette a posto nei vari caselli tutto quello che abbiamo utilizzato che ci può servire di nuovo, e quindi è una ditta che mentre noi riposiamo fa un ottimo lavoro. Tant'è vero, facci caso, se non riposi bene la mattina ti senti un po' annebbiato, stanco, fai fatica a concentrarti. Non è riuscito a compiere il proprio lavoro. Insomma, esatto, rimangono queste scorie, ma non solo. Il cervello durante la notte non solo gestisce le informazioni che abbiamo appreso durante il giorno, ma pulisce le cellule cerebrali e elimina le sostanze di scarto. È una cosa che non può fare durante il giorno perché siamo occupati a fare tante altre cose, come per esempio registrare delle puntate del TG. Sì, no, ma anche dobbiamo capire che il cervello, come potete immaginare, durante il giorno ci sono diverse attività. Tantissime, migliaia e migliaia di contemporanee. Deve rispondere a tutte queste attività, muoverci, parlare, ricevere informazioni. Quindi... E queste attività hanno delle scorie, cioè hanno dei rifiuti. Anche in questo caso il cervello deve far uscire dal cervello il sangue e far entrare questi spazzini, che sono cellule immunitarie. Ed evidentemente se dormiamo poco, poi ci sono anche delle conseguenze ulteriori, come essere, come esempio, di cattivo umore. Assolutamente, no? Sì, non è tutto a posto, quindi immagina di entrare in ufficio dove è tutto per aria la mattina, questo ti metterebbe un po' di cattivo umore, immagino, è quello che succede effettivamente. Ti facciamo sempre una domanda: qual è poi la soluzione, come dire, a questa cosa, nel senso, quali sono le linee guida invece per vivere sano? Gli specialisti dicono che noi viviamo in una società di carenza di sonno. Una regola molto importante è non addormentarsi davanti agli schermi, cioè smettere di stare attaccati al telefonino, al PC, allo smartphone o al tablet almeno 2 ore prima di andare a dormire. Questo permette già di avere un addormentamento corretto e di non andare a letto iperstimolati, perché questo è un po' un problema. Il secondo è quello di trovare il proprio ritmo di sonno. Ci sono persone che dormono a sufficienza con 6 ore, altre che ne hanno bisogno di più, anche di 9 ore a notte, quindi di rispettare i propri ritmi fisiologici. Quindi, allora, dormite bene, riposate bene, staccate, come dire, da ulteriori stimoli che ricevete, esatto, perché il cervello risponde in maniera, un organo straordinario. E buonanotte a tutti. Vabbè, questo è il consiglio di Joan per chiudere questa edizione. Grazie Joan, grazie e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.